Ciao ragazzi, scusate per l'audio del video di martedì, era conficcato nei buchini del microfono un pezzettino di legno, quindi non si capiva più niente, mi sono accorto solo alla fine. Finalmente ce l'ho fatta, è venerdì e sono riuscito a uscire in bicicletta. Diciamo che è stata una settimana un po' da panico. Ci saranno delle novità, ma settimana prossima vi farò vedere concretamente. Secondo test della formula La Selva C. Oggi diciamo che c'è un terreno spettacolare perché ha piovuto per due giorni, bello, si sta asciugando, quindi il terreno con un buon grip. La forcella vale la pena, secondo me, montarla, è un ottimo livello. Si sente molto la parte idraulica presente, bisogna beccare la molla giusta, perché con quella che ho io probabilmente è un po' troppo dura, però devo ancora capirlo. Oggi siamo andati un po' di fretta, quindi lo vedrò meglio domenica, visto che la lascio montata. Ho venduto la mia a un amico e quindi lascerò montata questa qui, mi sto trovando bene. Domenica vediamo, facciamo un giro magari a Treia, oppure vediamo Frontignano, vediamo un po', quindi faremo un po' di discese e ci rendiamo conto bene di com'è e come va settata. Soprattutto ho notato una differenza tra lunedì e oggi, quindi si avverte già di più il fatto che la molla è molto più progressiva. Lo dicevo anche lunedì mentre scendevo, non si capiva niente, però si sente la progressività, quindi da metà corsa in poi si sente che non va a murare, però forza ad andare giù, quindi è molto molto lineare, molto progressiva, quindi la curva della molla è sempre quella. Bene, allora, Selva C promossa, iscrivetevi al canale, mettete un like, settimana prossima con le grandi novità che arriveranno. Ciao! Tre gocce d'acqua. Largo, sono io. Sulle curve tieni. Come pensavo, le scarpe sono nuove e ballano, non c'è niente da fare. Per niente, veramente. Adesso lo andiamo a provare sul pezzo di roccette.
Osti, cosa avevamo che... Andiamo di qui e vediamo. Rischio. Bello. Si è scattato. Bello. A sistemare, e la molla è molto sostenuta. Pioggia dentro. Sull'anteriore, ma solo in qualche punto, forse sono io che sbaglio. Molto più progressiva, quindi non si ha, non ha un bagno. Piacevole guidarlo così. Ecco qua. Molto piacevole. Un po' più faticosa forse.